Amici di Antena Sud di Miss Italia, ben ritrovati per una nuova e fresca puntata proprio qui in Basilicata. Ci troviamo a San Chirico Nuovo e oggi conosceremo chi sarà la quinta prefinalista nazionale che porterà una delle fasce più ambite e più ricercate, più sofisticate del tour di Miss Italia, Miss Eleganza, la fascia che fu destinata a Sofia Loren. Abbiamo nominato Sofia Loren, lei non ha vinto la fascia di Miss Italia, ma grazie alla sua eleganza, al suo carisma, al suo fascino sul palco è riuscita a conquistare l'intera Italia. Ed è proprio quello che noi questa sera ricerchiamo in queste splendide Miss, l'eleganza, il carisma, ma da quest'anno anche e soprattutto il talento. Siamo saliti sul palco di questa quinta finale regionale, proprio qui a San Chirico Nuovo, e al termine di questa puntata conoscerete chi sarà la Miss che potrà rappresentare la Basilicata. Come vedete loro sono pronte, sorridenti, energiche, perché vorranno farvi compagnia nel corso di questa puntata. Voi come sempre continuate a seguirci cliccando sulle pagine ufficiali, sia su Facebook che su Instagram, per conoscere le nostre Miss che tra pochissimo si disputeranno questa quinta finale regionale. Grazie alla vostra presenza alle telecamere di Antena Sud ho la possibilità di chiacchierare e conoscere ancora un po' più da vicino le Miss in gara questa sera. Ho alla mia sinistra Ines, che l'altra volta ha conquistato tutti con il suo discorso e la sua dedica alla sua piccola. Lei è mamma e ha tanti sogni che soprattutto dedica a sua figlia. Sì, io sono mamma, sono diventata mamma l'anno scorso a luglio, la mia bimba ha un anno e un mese, 13 mesi, si chiama Suami, e ho voluto partecipare quest'anno proprio per condividere questa esperienza con lei. Ho iniziato a fare dei concorsi, delle sfilate all'età di 15 anni, quindi diciamo che questo mondo ha occupato gran parte della mia vita, pertanto quest'anno ho pensato di poter partecipare per l'ultima volta, perché ho 29 anni, quindi è l'ultimo anno in cui posso partecipare a Miss Italia e ho voluto condividere questa esperienza con la mia bambina. E la tua piccola Suami è qui oggi a San Chirico Nuovo, verrà? Sì, è già qui tra il pubblico. È già pronta allora a battere le mani per la sua giovane mamma. Invece alla mia destra Serena, che invece dedica tutta la sua energia e il suo carisma al mondo dello spettacolo. Sì, buonasera, sì, infatti il mio... diciamo sogno più grande è sempre stato quello di partecipare a Miss Italia, però anche di diventare una modella professionista, e poi dello spettacolo e del cinema mi ha sempre appassionato questa strada. E allora, come vedete amici, storie diverse, fisici diversi, sogni diversi, obiettivi diversi, ma tutti con lo stesso modo di vivere questo palco, divertirsi, fare un'esperienza e poi incrociare le dita, perché Miss Italia promette bene e soprattutto aiuta tante Miss in gara. Ciao! E chi è il presentatore più fortunato del Tour 2024? Io, perché sono già in compagnia allora delle mie Miss, però voglio condividere la loro bellezza e la loro storia con tutti voi. E posso farlo solo con un giro velocissimo di nomi, così tutte si possono autopresentare. Come ti chiami? Carola. Ida. Caterina. Ilaria. Maria Cristina. Rita. Fabiola. Clara. Deborah. Cristiana. Ines. Serena. Irene.
Katia. E oltre alla loro bellezza hanno davvero una storia, degli obiettivi e dei sogni da raccontare. Noi incrociamo le dita per le nostre miss, perché purtroppo oggi ne passerà solo una, però ovviamente da parte nostra, di tutto lo staff e di tutti gli amici di Antenna Sud che ci seguono sempre in ogni puntata, vi auguriamo un grande in bocca al lupo. Ciao, salutate gli amici. Ciao. Benvenuti all'85esima edizione di Miss Italia. Fatevi sentire. Benvenuti pubblico di San Chirico Nuovo. È un grande, grande onore questa sera essere qui, guardarvi da questo palco, perché siete davvero meravigliosi, ma soprattutto siete protagonisti di questa finale regionale, perché oggi è una tappa ufficiale dell'85esima edizione di Miss Italia. Oggi è una finale importantissima, perché questa sera eleggeremo Miss Eleganza Basilicata, col suo entourage presente a Roma, Parigi, Sanremo, Dubai e ai Caraibi. Conduttrice televisiva e ideatrice di format televisivi di successo, ma d'aprile 2022 per Patrizia Mirigliani e la nuova gente regionale in Puglia, e visto che non le manca davvero nulla, anche in Basilicata dall'anno scorso, lei, Carmen Martorana. Buonasera San Chirico, buonasera a tutti, siete davvero tanti. Stasera siamo in una bellissima città che è gestita da una donna, e allora viva le donne, che sono veramente la forza di tutto. Vogliamo presentare le nostre Miss con la fascia? Esatto, allora approfittiamo. Dalla più piccola. Ecco, vieni qua, Katia Vuchicchio, Miss Mascotte. Miss Miluna Basilicata, lei da Briola è stata premiata a Bernalda ed eccola qui in tutto il suo splendore, è stata la nostra prima prefinalista lucana ad essere nominata. Buonasera, ti presenti tu? Buonasera a tutti, sono Donatella Triunfo, vengo da Briola. Fresca di nomina, eccola qui la nostra Rosanna Rondinone, che è stata premiata ieri a Tursi come Miss Givova Sport. Entriamo nel vivo della nostra serata, vedete già schierate le mie 14 protagoniste di questa serata, saranno loro davvero a sgomitare per raggiungere la fascia finale, quella di Miss Eleganza, e io inizio a presentare la Miss numero 1, Carola Albanese, 20 anni, da Tricarico. È la volta della Miss numero 2, Ida Gaetano, 20 anni, da Tricarico.
Giuria, continuate a votare anche per la Miss numero 3, Caterina Porsia, 18 anni, da Grottole. Miss numero 4, Ilaria Venezia, 21 anni, da Bernalda. Bella volta della Miss numero 5, Maria Cristina Crisci, 22 anni, da Roccanova. Ed è la volta della Miss numero 6, Rita Ciraci, 18 anni, da Montescaglioso. Presento la Miss numero 7, lei Fabiola Coviello, 22 anni, ci raggiunge da Potenza. Miss numero 8, Clara Giuzio, 20 anni, da Potenza. Presento adesso la Miss con il numero 9, lei Deborah Capece, 18 anni, da Tito. Presento adesso una mascotte, quindi minorenne, lei con il numero 10, Cristiana Mancazzo, 17 anni, da Vaglio. È la volta invece della Miss numero 11, Ines Russillo, 29 anni, da Tito. Miss numero 12, Serena Sabia, 17 anni, da Potenza. E la concorrente numero 13 è Alison Pinto, 25 anni, da Picerno. Ultima Miss in gara, lei con il numero 14, Irene Mattia, 20 anni, da Potenza. I
parrucchieri framesi che rendono ancora più belle le nostre Miss. Nello specifico, questa sera ha lavorato per San Chirico Nuovo il professionista per framesi Vizzuso Rocco da Grottole per Opera Parrucchieri. Anche se stasera non è stata la prima volta, è sempre un'emozione, perché comunque, come dicevi Christian, è una responsabilità, e poi comunque facendo questo lavoro con amore è sempre un'emozione. È arrivato il momento di stravolgere questo pubblico, perché ora dovete cantare, dovete ballare, e lo possiamo fare solo con la voce di Luigi Cutrone. Insieme, su! La nostra Carmen Martorana, facciamole un grande applauso, perché consegna il verdetto finale. Solo lei sa, e anche chi era in giuria. Allora, iniziamo dalla Miss Mascotte. Premiamo, esatto, la Miss in gara, ovviamente, che non partecipa ufficialmente perché è ancora minorenne, come lo è ancora appunto per la nostra Katia. Allora, a vincere il titolo di Miss Mascotte è la numero 10, Cristiana Mancazzo. Allora, a questo punto la sindaca ci deve raggiungere sul palco. E auguro a tutte che i vostri sogni si realizzino. Sia che siano nel mondo dello spettacolo, della moda, però ho sentito da voi tutte che
state proseguendo gli studi per l'università. Quello è importantissimo, ancora più importante nel mondo dello spettacolo. Quindi... Dai Carmen, ci siamo. Allora, Miss Italia continua per... Parto io. Per la numero 12, Serena Sabia. Miss Italia continua per la Miss numero 14, Irene Mattia. Miss Italia continua per la numero 4, Ilaria Venezia. Miss Italia continua, c'è solo un ultimo posto, per la Miss numero 13, Alison Pinto. Allora, scopriamolo a vincere allora il titolo di Miss Eleganza, ma anche l'eleganza con cui ha parlato del fatto che ama mangiare, si mangia i panini con la mortadella. Alison Pinto, la Miss numero 13. Alison Pinto. Chirico ha la sua reginetta, perché abbiamo appena eletto la Miss Eleganza 2024 in Basilicata. Sono in compagnia dell'esclusivista Carmen Martorana, della prima cittadina di San Chirico Nuovo. Carmen, felicissima, perché questa Miss incarna proprio lo stile, l'eleganza, è sofisticata, quindi insomma siamo molto contenti. La sindaca mi ha fatto proprio questo commento: abbiamo premiato la sua eleganza, quindi contenta. Sindaca, soddisfatta? Sì, molto soddisfatta. Come dicevo prima, Carmen, io non sono stato un bravo giurato, però quando ho visto il nome di Alison ho pensato è giusto, e l'ho detto, perché è proprio nel portamento, nel modo di camminare, di porti, di sfilare, che c'era tutta la tua eleganza, quindi è una fascia giusta. Alison, racconta un po' allora le tue emozioni. Allora, io sono emozionatissima, dico la verità, avevo quasi mollato la presa perché dicevo non vincerò mai, però è vero, bisogna lottare perché tutto ciò che meritiamo prima o poi arriverà, e sono davvero onoratissima di portare questa fascia, anche perché la vinse Sofia Loren, che è un'icona della bellezza italiana, e sono davvero onoratissima di aver vinto questa fascia, e spero di portare in alto insomma la Basilicata. Grazie mille ancora a tutti. E allora, bella, brava, genuina e anche affamata. Allora andiamo a festeggiare la nostra neo eletta Miss Eleganza. Carmen, però il sogno di Miss Italia continua.